E ciao a tutti, Colors, benvenuti in questo nuovo video. Non sono rincoglionito, forse sì, volevo soltanto cambiare un po' saluto al video, ma senza stravolgerlo troppo, perché ormai voi siete i Colors. Bene, come avrete letto dal titolo, ci troviamo davanti alla prima challenge del canale, ma adesso dovrete perdonarmi se questo video sarà un pochino più lungo, però io ho visto una cosa molto succulenta mentre seguivo un video più per le ragazze, però chissà, magari mi sta seguendo qualche ragazzo che si trucca e io vi devo necessariamente dire questa cosa anche se non mi coinvolge direttamente. Allora, una mia amica di YouTube che si chiama Carlotta, del canale Le Note del Silenzio ASMR, che vi lascio in descrizione, ha scoperto un particolare tipo di salviettine struccanti che non sono esattamente usa e getta, ma le potete riutilizzare fino a circa 200 volte. E voi direte: Riccardo, ma le salviettine struccanti una volta utilizzate si buttano? No, perché questo particolare tipo di salviettine struccanti sono lavabili o a mano o mi pare anche in lavatrice. Vorrei dire stupidaggini. Comunque, nel link che vi lascio c'è scritto tutto. Se non sbaglio, si tratterà di un link di Amazon francese, perché lei è italiana ma vive in Francia. Però, insomma, io credo che si vede nel motore di ricerca tipo salviettine struccanti lavabili, qualcosa del genere, volete esaminare altri venditori, le troverete comunque. Io ho visto un video dove lei si strucca, se andate sul suo canale e cercate l'unico mi strucco con voi, l'unico mi strucco con voi, avrete la prova di quello che sto dicendo. Bene, fine della pubblicità occulta, l'azienda non mi ha pagato per fare questa pubblicità. Credo che per questo video mi ci vorranno assolutamente due clip, non è assolutamente il video ideale da fare con una tosse che ancora non è passata del tutto, però io volevo troppo troppo fare questa challenge. Allora, si tratta, come avrete letto dal titolo, della prova a non stonare challenge. La prova a non stonare challenge, ci siamo, che è il nome abbastanza chiaro. Dovrò cantare delle canzoni sforzandomi di non stonare, e alla fine ci saranno dei tag. Anzi, no, siccome devo per forza dividere la clip in due, facciamo che taggo adesso. Allora, io vorrei vedere questo video fatto da la mia amica Roberta Salvari della pagina Dai e Robs. Ti manderò questo video, Robby, ti avevo promesso che ti avrei taggata in qualcosa. E voglio vedere vorrei, pardon, vedere questo tag fatto da te. Vorrei vedere questo tag fatto da Il Mondo di Crafty Mari, sperando di non aver sbagliato nome, perché hai cambiato due o tre nomi. Insomma, voglio vedere questo video fatto da Crafty Mari. Vorrei vedere questo video fatto da Momissima. E vorrei vedere questo video fatto da Sofis. E basta così. Vi manderò, ragazze, il link al video non appena questo video sarà online, a meno che voi non lo vediate prima di me. E allora, vabbè, sarà inutile a quel punto che io vi invii il link. Ho scelto peraltro delle canzoni abbastanza difficilotte, per cui dico, spero e non mi bacchettate troppo per la tosse, perché io non ce la facevo più. Volevo assolutamente fare questo video. Boh, io proverei con la prima canzone. Se per caso il video si bloccasse prima della fine, la rifarò. Spero di no, perché voi potreste dire a questo punto che sto barando. Però quando hai una memory card del cavolo, così succede. Allora, mentre carica un attimo, ve la presento un attimo.
La prima canzone che vi voglio cantare è Allegria del Cirque du Soleil. Non è che io abbia in realtà le doti vocali per l'originale, infatti vi dico con estrema sincerità che non canterò in originale, ma bensì ho trovato un video con la voce modificata in modo da sembrare maschile ed è l'unica tonalità che io riesca a raggiungere. E quindi canterò con quella, sperando che il risultato sia ottimale, migliore. Allegria, come un lampo di vita, allegria, come un pazzo gridar, allegria, nel delizioso grido della ruggente pena. Serene, come la rabbia di amar, allegria, come un assalto di gioia, allegria, I see a spark of life shining, allegria, I hear young minstrels sing, allegria. Beautiful roaring scream, oh joy and sorrow so extreme. There is a loving, raging allegria, a joyous, magical feeling. Allegria. Come un lampo di vita, allegria, come un pazzo gridar, allegria, nel delittuoso grido della ruggente pena, seren, come la rabbia di amar, allegria. Come un assalto di gioia, nel delituoso grido della ruggente pena serena, come la rabbia di amar, allegria, come un assalto di gioia. Bellissimi colors, mi ero dimenticato l'altro pezzettino e approfitto ora per citare i creatori. In realtà non penso proprio che sia un caso il fatto che io mi sia dimenticato, perché ne ho conosciuti due e non è andata bene. Il terzo non lo conosco, non vi dirò chi, però vi dirò i creatori. I creatori sono Trillone87, scritto con la Y, mi raccomando se ve la volete andare a cercare. Poi Damon Petrova, scritto Damon, e La Mano La VIP, scritto tutto attaccato con le prime, con le iniziali maiuscole. Ve l'ho detto perché sinceramente preferisco non metterli manco in descrizione, se siete curiosi, insomma, ve li andate a vedere. Non voglio dare la mia opinione perché sarebbe influenzata, e non voglio influenzare nessuno. La seconda canzone che vi vorrei cantare è un successo, penso in realtà un po' poco conosciuto, di Mia Martini, a meno che voi non siate proprio super fan di Mia Martini, che ho scoperto grazie al mio amico Dario Gai. Infatti sono un po' emozionato, cantante anche lui, sono un po' emozionato perché appunto vorrei fargli vedere questo video e lui non mi ricordo se ha mai sentito la mia voce cantare, e speriamo che di non fare figurette, insomma. Infatti darò anche un'occhiata al testo per evitare di dire troppe castronerie. Andiamo. Ho sbagliato praticamente quasi tutti uguali, quindi temo che la prova a non stonare challenge possa considerarsi abbastanza persa, ma
Ma in realtà io volevo fare come ha fatto Akemitika, che è la ragazza da cui ho visto questa challenge, che vi ha fatto tre canzoni e mi ero preventivamente preparato un karaoke già adattato per non darvi troppi tempi morti. Per non darvi troppi tempi morti mi ero preparato questo karaoke adattato di della canzone del film Ribelle o The Brave. Il titolo in italiano è Il cielo toccherò, qualora voleste andare ad ascoltarlo in italiano, ma io sinceramente preferisco la versione in inglese. La versione in italiano mi pare dovrebbe essere stata cantata da Noemi, che sempre, se non mi sbaglio, dovrebbe essere la doppiatrice anche di Merida, la protagonista principale, credo. Mentre sono sicuro che l'interprete inglese sia Julie Fowlis, non so come si dice, comunque scritto Fowlis. E io canterò, o meglio, proverò a cantare la versione in inglese perché, sinceramente, è quella che mi piace di più. In inglese il titolo è Touch the Sky. Si sa che noi abbiamo sempre delle traduzioni, no? When cold winds are calling and the sky is clear and bright, misty mountains singing beckon, let me out into the light. I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky. Where dark woods hide secrets and mountains are fierce and bold, deep waters or reflection of times lost long ago. I will hear their every story they called on my own dreams. Be as strong as the seas are stormy and proud as an eagle scream. I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky. Stonatissimo. Vabbè. Vedete, quando si è costretti purtroppo dalle circostanze ad abbandonare una propria passione a livello di studio, no? Di studio professionale, i risultati sono state stonature. A parte che, vabbè, ho voluto farla lo stesso nonostante la tosse non fosse ancora passata, semplicemente perché, ragazzi, è dalla fine di ottobre che sto combattendo questa tosse maledetta, e ho preso il Tachiflu Dec, ho preso il Bix Vaporub, sono andato dal medico, mi sono fatto dare l'antibiotico, ho finito l'antibiotico, continuando a prendere sciroppo mattina e sera, però ancora non ci siamo. Quindi purtroppo, ahimè, dichiaro che a meno che io non mi senta meglio quando mi riascolterò nell'editare, sta sfida mi sembra abbastanza aperta. Però vabbè, farò il furbo, non ve lo darò ad intendere nel titolo, semmai lo scriverò nella descrizione, dove comunque vi invito ad andare perché, cioè, insomma, la spiegazione un pochino di questa challenge, i creatori ve li dico nel video, perché così, fra le altre cose, siete costretti a guardare il video, tra virgolette. Spero che questo video vi piaccia, vi sia piaciuto, spero che YouTube non mi bacchetti troppo, semmai dichiarerò la verità, ossia che ho fatto le cover, perché di cover si tratta. Io mi sono divertito. Spero che vi siate divertiti almeno quanto me.
Vi saluto, vi ricordo comunque di passare da tutti i canali che bene o male ho menzionato, anche i taggati se volete, li ho chiamati proprio con il nome del proprio canale, anche Roberta Salvati, e li ho chiamati col nome del proprio canale, a parte Roberta Salvati, il cui canale si chiama proprio Dai Robs, ok, Dai è con la J, proprio la domanda. Quindi se volete passate da questi canali, fra parentesi, lo sapevo che questo video sarebbe venuto troppo lungo, io cercherò di fare quel che potrò con i tagli, però non vogliatemi troppo male. Quel che stavo dicendo è iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanellina qui sotto per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo che vi prometto cercherò di fare in modo che sia una cosa meno lunga, non si sa ancora cosa. Ciao!